È venuto a trovarci Paolo Giordo, medico omeopata e punto di riferimento per Terranuova riguardo alla salute. Abbiamo fatto tanti libri insieme, ricettari della salute, e questi due libri meravigliosi, vitamina C e vitamina D. E se i lettori hanno qualche domanda legata alla loro salute, Paolo è sempre stato pronto a rispondere, quindi grazie Paolo della vicinanza a Terranuova. E ti faccio una prima domanda, un po' una riflessione generale sulla salute oggi, no? Abbiamo attraversato gli anni della pandemia e ci ritroviamo in una condizione anche nazionale piuttosto drammatica di risorse per la salute, e questo vuol dire che ancora di più gli argomenti che trattiamo di prevenzione, di visione olistica, diventano ancora più urgenti e importanti. Certamente, purtroppo credo che in questi ultimi anni di pandemia ci sia stata un'accelerazione verso l'uso indiscriminato del farmaco e ovviamente una scarsissima attenzione per lo stile di vita, quindi per la salute individuale a cui ognuno dovrebbe pensare, che in realtà non ci pensa perché è distratto dai media che lo indirizzano verso un farmaco per qualunque cosa. Quindi in effetti ritornare un po' alla consapevolezza di noi stessi credo che sia la cosa fondamentale, perché la consapevolezza è quella che ci apre una strada, che ci illumina dove prima c'era buio, perché se noi dobbiamo pensare che dà retta soltanto ciò che dice la televisione e i giornali, veramente siamo completamente fuori strada. Se non facciamo questo, io credo che ormai per noi non ci sarà tantissima speranza e diventeremo appunto degli automi imbottiti di farmaci di ogni tipo e con una salute sempre peggiore e sempre che va verso l'autodistruzione. Quindi Terranuova è una delle realtà attuali che sta cercando di conservare questa consapevolezza e di illustrare soprattutto alle persone, agli utenti, ai lettori, quali sono le vie da seguire. Poi ovviamente la scelta è indiscutibilmente personale. Sempre nella complessità, voglio dire, non è che c'è la formula magica, no? Però nel momento in cui una persona si mette in una certa ottica, poi le cose in qualche modo arrivano. Certamente, è proprio questo che è la strada da seguire, cioè capire dove stiamo andando e capire che cosa si può fare per cercare di migliorare la nostra situazione. Nessuno ci dirà mai fai questo e risolverai una situazione. È una strada, un percorso. Il percorso può essere anche pieno di ostacoli, e gli ostacoli ci sono tutti i giorni, perché ovviamente i media sono quelli che ti mettono tutti gli ostacoli tra le gambe, distogliendo la tua attenzione dalle cose realmente importanti e dandoti invece una visione completamente distorta della realtà. Quindi questa è la strada da seguire. Questo incontro è anche un'occasione per forse anticipare il libro che stai ultimando di scrivere. Tra l'altro mi hai confidato stamani che tu la prima stesura la fai a mano. Bellissima questa cosa. Sono all'antica, purtroppo, non sono un dinosauro in un mondo tecnologico. Sì, io scrivo a mano perché ovviamente man mano che penso e che rifletto lo scrivo. Poi pian piano, una volta che ho finito il libro, lo ricopio sul computer e allora faccio anche degli aggiustamenti. Beh, l'ultimo libro che ho cominciato a ricopiare, quindi sarà tra breve sarà pronto, è sulle malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni che rappresentano ancora oggi quasi un mistero, perché come per il cancro si parla sempre di cellule impazzite che si rivolgono contro l'organismo e quindi le terapie sono conseguenti, sempre immunosoppressori, cose per abbassare o inibire completamente il sistema immunitario. Beh, io ho fatto una panoramica veramente importante, credo, su tutte le cose che possono in effetti stimolare una reazione autoimmune, e quindi questo ci pone in un'altra prospettiva rispetto alle malattie autoimmuni, quindi una prospettiva che possono essere non soltanto prevenute se ci fosse una predisposizione genetica, ma anche curate in modo un po' diverso da quello che sono i dettami tradizionali, che poi saranno veramente pochi. E qual è la situazione, nel senso, con le malattie autoimmuni? C'è un aumento?
una flessione delle cause in una particolare direzione? Ci puoi dire qualcosa di più? C'è un aumento vertiginoso delle malattie autoimmuni. Diciamo che 50 anni fa erano rarissime, oggi sono all'ordine del giorno, se ne scoprono continuamente di nuove. Oppure sono figlie della modernità, in qualche modo, di una certa modernità. Di una certa modernità, figlie di un mondo completamente distorto, di un mondo completamente inquinato, dove il nostro sistema immunitario purtroppo si pone davanti a miriadi di stimoli che non conosce e deve in qualche modo adattarsi a questi stimoli. Spesso non si adatta così bene, ecco che c'è una reazione autoimmune, che poi porta ovviamente a una conseguenza, sempre come malattia, e in più porta che se uno contrae una malattia autoimmune può contrarne una seconda, una terza, una quarta. Praticamente è il fenomeno autoimmune che tende ad autoalimentarsi ed autoespandersi. E noi su questo che cerchiamo, dobbiamo cercare di riflettere, di capire e quindi di porre le giuste azioni. E parte del sistema immunitario è anche la nostra mente, e i libri possono aiutare a dare un cibo per la mente e creare un sistema immunitario forte anche da un punto di vista culturale e mentale. Certamente, soprattutto i libri. Io sono molto affezionato ai libri di carta, cioè il toccarli, lo sfogliarli, anche certe volte l'annusarli, dico una sciocchezza. Sei uno sniffatore di libri. Sì, sono anche un annusatore di libri, perché ovviamente il libro poi fa parte di noi, fa parte della nostra vita, fa parte della nostra conoscenza, fa parte della nostra voglia, il nostro desiderio di ampliare quello che noi sappiamo. Certo. E quindi è fondamentale, mentre invece tutte le cose fatte su internet, scusate i termini perché io non sono tecnologico, sono effettivamente cose molto effimere che vanno via, non si cancellano in un attimo. Il libro non si cancella, il libro rimane magari sottolineato. Dà anche un luogo alle idee, no? Certamente. Anche certamente. Da un punto di vista mnemonico. Io ho una... Però questo è un argomento molto ampio che magari possiamo affrontare insieme. Sì, certo. E grazie Paolo, e continuo a scrivere a mano, mi raccomando. Io da parte mia ho cominciato a scrivere la macchina da scrivere, riscrivere la macchina da scrivere, quindi portiamo insieme in porto queste ecologie della mente. Grazie della vicinanza e grazie per quello che fai per il mondo e per Terra Nuova. Grazie a tutti i lettori e tutti quelli che seguono questo percorso.